Let's have a look what is inside. Are you kidding me? Ma mi è il naso rosso come Rudolph. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oggi è il compleanno di Ale. E come vedete siamo sul treno. Dove stiamo andando, cara? Stiamo andando a Bray. Ottimo, direi. A Bray, ragazzi, c'è il ristorante di Aston Blumenthal, il Fat Duck. Mamma mia. Chi è Aston Blumenthal? È semplicemente uno degli chef più carismatici degli ultimi 25 anni, un tizio che ha rivoluzionato la cucina da quando ha messo mano ai fornelli da autodidatta. E il Fat Duck è stato il ristorante migliore del mondo nel 2005, dopo essere entrato nei Best 50s solamente l'anno prima, direttamente al secondo posto. Quest'anno veramente coincidenze assurde. Anniversario al Noma, il mio compleanno da Aston Blumenthal. Il Noma la sapete come mai siamo riusciti ad andarci. Il Fat Duck pure abbiamo avuto una spintarella. Questo è un video sulla cucina di Aston Blumenthal, ma è anche un video un po' diverso da quelli a cui siete abituati. Cerchiamo di raccontare con questo video com'è lavorare in un ristorante stellato visto da un punto di vista privilegiato. E lo possiamo fare visto che abbiamo conosciuto Stefano. Chi è Stefano? Ve lo spieghiamo più avanti. Tempo di arrivare e vi facciamo vedere com'è pranzare al Fat Duck. Questo qui è Stefano. Chi sei? Sono un ragazzo abruzzese di Scorrano, per la precisione, un piccolo paesino in Abruzzo. Veramente vicinissimo a casa nostra. È un follower di Where the Food Is Go che ci ha scritto un po' di tempo fa per incontrarci. Ci siamo presi un caffè insieme, chiacchierando è uscito fuori il fatto che lui lavora a Fat Duck. Io chiuderei già qua l'episodio, cioè uno di Scorrano lavora a Fat Duck. Cosa sei qua esattamente? Qual è la tua qualifica? Capo partita. Le partite in generale sarebbero primi piatti, secondi piatti, le garnish, i pesci, le carni. Al Fat Duck abbiamo le garnish e le sauce, però poi ci abbiamo i piatti, perché i piatti sono così tanto elaborati. Quindi c'è una persona che si dedica solo a un piatto. Esatto. Il famoso Sound of the Sea, c'è una persona che si dedicava solo a quello. Sound of the Sea è uno dei simboli della famosa cucina multisensoriale. Che cos'è la cucina multisensoriale di Blumenthal? Una cucina che deve provocarti un'emozione. Non riguarda soltanto gli occhi, il palato, è l'odore ovviamente, può essere un suono. Il famoso Sound of the Sea è un piatto dove si rappresenta il mare, una finta sabbia edibile, con i pesci, diverse alghe, prodotti giapponesi che adesso tutti li utilizzano nella cucina europea. Allora Aston è stato uno dei pionieri dei prodotti asiatici. Poi viene aggiunta una schiuma che rappresenta la schiuma che fa il mare quando le onde si rompono. E mentre tu lo mangi da una conchiglia di ceramica, le conchiglie di solito ci ascolti il mare, da lì è nata l'idea di far uscire delle AirPod. Quindi tu senti il rumore dei gabbiani, delle onde che si frangono sulle rocce. È nato nel? 2007. 2007, tu pensi? Prima facevo la comunione nel 2007. Na magna? Na magna. Na magna. Tutto bene? Bene? Emozionati un pochino? Molto. Siamo casati già per l'acqua. Non ci posso credere che sono qui. Ci sono tre cose particolari in questa tavolata. Una è che mangiamo con uno dello staff, due che è il compleanno della cameraman, e tre che c'è Anna. Anna, ragazzi, non è mai stata in un ristorante stellato in vita sua. È parte dal Fat Duck. Come uno che non è andato mai in un parco di divertimenti, è parte da Euro Disney. Può essere interessante anche per quelli di voi che non sono mai stati in un ristorante stellato, come può essere l'approccio di uno che non c'è stato mai, se vale veramente la pena. Il menù che potete scegliere nel periodo natalizio si chiama Aston's World of Curiosity, composto da 10 portate, e io questo menù lo incornicerò a casa perché dentro è un'opera d'arte. Welcome to Fat Duck. Thank you. My name is Martin and I'm going to be your storyteller for today. You're going to have with us the experience of the Christmas menu that we create to showcase Chef Heston Christmas dishes that was developed through the years for the Fat Duck cookbooks or his famous television shows. On page number 6, you do have the whole menu in order attached with the year when the dish was developed. Some of them has very historical recipe. We're going to go back to history. You're going to decorate your Christmas tree today with us. No way. Yes. It's gonna be very multi-sensory experience. You're gonna taste, you're gonna smell, you're gonna hear, we're gonna change the lights for you. So this is our it's gonna be fantastic. Oh my god. Ragazzi, si è fatta notte, la luce è andata via solo sul nostro tavolo, quindi sta per succedere qualcosa.
I'm going to present to you the Nitro Pouch aperitif with some very classic Christmas drinks. We have four different flavors that I'm going to cook into the liquid nitrogen. And you have to choose in between the box piece. That it's made with sparkling wine and orange, the Bristol cream sherry, the mulled wine with red wine and all the Christmassy spices, and the snowball that it's made with Dutch brandy with lemonade. Yes. L'idea del nitro è che ti pulisce il palato e ti prepara per la cena. Questa è una meringa, base albume, vino rosso e tutte le varie spezie per preparare il mulled wine. Noi stiamo cuocendo con il freddo adesso, meno 196 gradi. Se metti il dito ti cade. Mamma mia! Benvenuto nel mondo di Astor. È una consistenza impalpabile. Vabbè, non è la prima volta che mangiamo della roba Nitro Poached, ma veramente una nuvola che si scioglie in bocca e sembra che avete bevuto un bicchiere di vin brulè. Tocca a me, tu. Vai. In bocca. Buona? Molto. Questo è lo snowball. Questa volta c'è la buccia di limone, brandy olandese, l'advoca e limonata. È cremoso, scompare in un secondo, è buonissimo. È cambiata la luce. Sta cosa di cambiare le luci, ragazzi, è una figata, perché sembra di stare veramente dentro un film diviso in capitoli. Quello che è appena avvenuto, cioè la cottura dei nostri aperitivi nell'azoto liquido, a parte essere figo da vedere, ma è anche interessante a livello storico, perché Aston Blumenthal è stato il primo nella storia a portare questa tecnica in cucina. Chiunque usa adesso queste tecniche in qualche modo è debitore di Aston Blumenthal. E io direi chapeau. Come lavorare con Aston? L'hai conosciuto, ovviamente. No, sì, Aston l'ho conosciuto, è una persona carismatica. Io sono sempre sorpreso perché lui pensa, porta i piatti ad uno step più alto a livello palatale, sempre di più. Io non so come fa. Lo stesso piatto io riesce a migliorare sempre, è pazzesco questa cosa. Fino a quando non lo vedi è incredibile. Secondo me l'esempio classico sono le famosissime patatine. Diciamo, cosa sono? Le triple cook chips e patatine cotte tre volte. Quelle famose patatine cicciotte che vedete in tutto il mondo, morbide dentro e croccanti fuori, quelle sono state create da Aston Blumenthal. Vengono prima cotte al vapore, quindi lessate, poi fritte ad una bassa temperatura e poi fritte per una terza volta. E noi lo ringraziamo ogni giorno. Ci ha reso la vita felice con triple cook chips. Un macaron di barbabietola ripieno di una crema di mascarpone e rafano. Ti mando il buono. Oh my god, it's so good! Ha un sapore fantastico, lunghissimo. Appena metti la lingua si sente il terroso della barbabietola. E poi arriva questa ondata tipo tsunami che spazza tutto. Il piccante del rafano, come sapete, forse è un piccante particolare che prende un po' il naso, i setti nasali. Ma non è fastidioso, è una roba di un bilanciato fantastico. Oh, quanto è buono. Piacere, il mio nome è Laura. Siamo pronti per il primo pairing. Abbiamo il Pine Martini, vodka chartreuse verde, manzaniglia bianca. Finiamo con il Pinot Mugo. Sono volata di nuovo in Trentino. Amiamo il Trentino, lo visitiamo tantissimo. C'è una intera playlist dedicata alla regione. Il Pinot Mugo è in tantissimi piatti che vi abbiamo già fatto vedere. È l'ingrediente proprio che ti porta in Trentino immediatamente. Sta succedendo quello che vuole Aston Blumenthal: portarti alla memoria un ricordo, sbloccarti un'emozione che hai già vissuto. L'odore del Natale, l'albero di Natale. Vedete, la cosa figa è che la stessa bevanda a due persone diverse fa venire in mente due cose diverse. La butto lì, ma è là che secondo me funziona la cucina multisensoriale. Pine tonic of botanicals. At the bottom of the bowl, you do have the smoked cumin royale, which is like a savory panna cotta. On top, it's a Jerusalem artichoke sorbet, garnished with all these beautiful edible flowers. And now we are finishing with the refreshing part, which is the tonic of green herbs and fruits and vegetables infused with some Christmas pine. Di tutto in questo piatto, non c'è nulla che copre gli altri sapori, tutti gli ingredienti si esaltano a vicenda. Il cumino e la royale ti bilancia la bocca, è veramente un gran viaggio questo. Perfetto. Del pane italiano, of course, il grano asso. Oltre abbiamo il burro, viene da una fattoria del Somerset. Lo chef addiziona una grande percentuale di sale. Se ne volete ancora, siamo molto felici di venire. Attenzione, perché è pericolosissimo dirlo a questo tavolo. Avete sentito, La signorina ha detto che possiamo fare butter all you can eat, praticamente.
oddio, oddio. Oddio, oddio, quanto è buono. Abbiamo un Madeira fortificato, invecchiato per 10 anni in barrique, 100% verdeglio. Verdeglio come grape variety dà un sacco di freshness, hai la sensazione di caramello, toffee, sai tipo quando vai alle fiere c'è queste noccioline caramellate, questo tipo di sensazioni, più un'ossidazione data dall'ammicchiamento, più questa freschezza che dà il verdeglio alla fine. Adesso assaggerete il chicken liver parfait più buono della vostra vita. Chicken liver parfait. Wow! Penso che anche da voi a Natale si mangino i datteri, no? This is actually a revisitation of very classic snacks. Even here in the UK they eat a lot of dates. And this is a very nostalgic date box that was served back in the 70s. But you still found this box in the supermarket as well. I would suggest you now to lift up the lid. Wow! Looks like a date, but this is actually a chicken liver parfait coated by a date jelly. Oh my god! He loves to mess up with our senses. We try always to find something very funny. Underneath you will find a hazelnut sour cream with pan de peas to bring you all the Christmassy spice. Oh my god. And on your left there's a buckwheat bread muffin with very finely chopped black truffle. Wow! Thank you very much. Thank you. È un piatto tipico per spiegare come mai chi non ama questo tipo di cucina ci si dovrebbe provare ad approcciare una volta. Io, conoscendo Anna, so che non mangio il fegato. Ti è piaciuto? Buonissimo. Questa è la prova che qualsiasi materia prima, anche la più disgustosa sulla carta, trattata bene, tutto si può rendere un piatto da re. Tante delle cose che magari non vi piacciono è perché la prima volta in vita vostra l'avete assaggiata cucinata male. Saluto. Con questa Madeira che è una bomba. I vini fortificati di Ale andiamo pazzi, ma abbiamo già raccontato della nostra esperienza da Tio Pepe in Spagna, lì in quel caso era Sherry, comunque siamo in quell'ambito lì. Questo qui ragazzi siamo a dei livelli spaziali. Vado a farmi la fettina, ci spalmo un pochino di nocciola e creme fraiche con un cubettino di tartufo che si vede bene qui. Ci mettiamo sopra un pezzettino di questa crema di fegato di pollo ricoperta da una crema di dattero. Oddio, qua ragazzi si vola. Questo boccone è un inno alla ricchezza proprio. La ricchezza di gusto, di sapore, mi sembra di essere un banchetto medievale. Ottimo volatile. C'ha proprio i sapori di una festa a corte. Le nocciole. Quel cubettino di tartufo, ragazzi, svolta il piatto. Una roba... Il grado elevato di alcol di questa bevanda regge benissimo il confronto con il grasso di tutto ciò. Forse uno dei fegatini di pollo più buoni ho mangiato in vita mia. Io li verrei forse, a parte il servirlo dentro sta cosa. Quanto è pop mettere sotto una cosa così una roba di questo livello di gusto. Conoscete il famoso meatfruit? Il famoso mandarino? Sì. Questa è l'ispirazione, da qui è nato il piatto, il meatfruit. Il famoso meatfruit, un altro dei piatti iconici di Heston, era una palla di fegato di pollo coperta da una gelatina arancione di mandarino e sembrava un mandarino. Lo metto nella top 10 dei miei 10 piatti preferiti della vita. Ci stiamo leggermente ubriacando. Questo è male perché dobbiamo avere le papille gustative pronte per quello che sta arrivando. E in più abbiamo ordinato il secondo giro di pane e burro, che poi ve lo servono in forma di Baby Bell. Ti viene da tagliarti la stessa dose che se fossi un Baby Bell. Invece questo è mezzo chilo di burro già così. Voglio dire comunque che mettere la parola Baby Bell nel video di Esto Blumenthal è una bestemmia. Esatto. Un'etichetta molto iconica delle Kassanon. Vinificano il 40% dello Chardonnay che è qua dentro con una vinificazione classica del vino bianco e i due Pinot, Pinot Meunier e Pinot Noir, vinificazione di vino rosso. Li assemblano insieme e fanno un invecchiamento di 36 mesi sui lieviti. Quindi hai tutte queste sensazioni di frutta, i lamponi, le fragole, più tutto quello che è dato da questo invecchiamento lungo, quindi un po' di brioche. Per me più stanno sui lieviti, più mi ricordano quando entri in una panetteria, bravo, queste classiche panetterie francesi. Perfetto soprattutto quando hai un langustino, prawn or salmon, non si sbaglia mai. Grazie. Lei è bravissima. It's time to decorate your Christmas tree. I promise you, you're gonna decorate it. Here you put the lights on with the switcher and here is the star. Who will be responsible with the decoration? You, madam. Okay. They are telling you are very famous back in Italia. Let's have a look what is inside. Maybe you are famous in England as well.
Looks like you are. Are you kidding me? A small car from the whole team, so you will remember us. Thank you. Ok, non mi viene il naso rosso come Rudolph. Pure a me viene il naso. Guardate le decorazioni dell'albero, ragazzi. E tra l'altro, scusa, guarda qua, c'è la mia data del compleanno proprio. And there's a card for me. Scusa, in italiano. C'è un bigliettino per me da parte di tutto lo staff. Happy birthday. It's to Alessia. Thank you for celebrating with us from all the team of the Fat Duck. Oh my god. Grazie. Vi ringrazio tutti insieme con questo video. Thank you. E grazie Stefano. Ma hai fatto vedere per pure a me. Grazie a tutti, davvero, è incredibile. Grazie. Buonissimo questo champagne. Oh by gosh, some stolly. Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. Same procedure every year. I just can't get enough. I drink till Rudolph reappears. A toast to him, that red-nosed deer. Jingle them bells and frolic. It's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. Oh, immaginavate il logo? No, ti il giuro, vostro logo, io non no, dico il vostro logo fatto. Attaccato al logo di uno dei suoni più famosi al mondo, esatto, della storia. Esatto, c'è una cosa. Il logo di Where the Food is God, che è nato comunque un anno fa, come hai detto poi. Attaccato al logo di un ristorante che ha fatto la storia della gastronomia. Per me potremmo chiudere il canale qua. Esatto. Abbiamo fatto. Qui a un certo punto perdi la percezione del perché sei entrato qua. Me l'ho dimenticato che mo tra un po' arrivano altre portate. Come sapete ne abbiamo fatti diversi di stellati. Però qua non è solo sedersi, mangiare, provare delle cose eccezionali come è successo in altri posti. Qua si fa un'experience, nel vero senso della parola, che è proprio il cardine della cucina di Aston Blumenthal. La famosa cucina multisensoriale. Non è solo mettersi le cuffie, sentire l'iPod. È tutta una roba che quando esci da qua dici ma che mi è successo? This is our version of the Fram cocktail. Mm-hmm. We do have langoustine, avocado puree, lettuce, apples, our version of Mary Rose cream with vanilla, and a trout raw on top. Questo ragazzi è un altro di quei bocconi che ci vogliono una decina di minuti per realizzare cosa state mangiando. Ci sono talmente tante cose dentro, sento un sentore di affumicato che mi sono perso da dove arriva. Langoustine oil. C'è questo fumo che pervade tutto il piatto, ma delicatissimo, buonissimo. Gli scampi ovviamente sono una qualità eccelsa, il salino dato dalle uova di trota, una dolcezza data dalla crema di avocado. Madonna quanto è buono sto piatto. Questa sarebbe la versione 2021 del cocktail di scampi che infestava tutte le tavole degli italiani negli anni 80. Se l'avessimo mantenuto e si fosse evoluto tipo un Digimon. Nel 2021 il cocktail di scampi si sarebbe voluto in questa roba. Boh, no. Ma parlavamo nel Noma con i miei commensali. Come al Noma c'è un'atmosfera molto informale e mi fa piacere che questa tendenza si stia diffondendo tra gli stellati, perché il fatto di stare ingessati, di aver paura di parlare un tono leggermente più alto, un po' mette l'ansia anche a chi ci va un po' più spesso come noi. Qua, come al Noma, sembra di stare in un pub, una festa, c'è il casino. È veramente il pranzo di Natale. E si sta veramente rilassati.
Ragazzi, io continuo ad essere basito da quanto è figo questo menù. È un libro di favole. Guardate che bella grafica. Questa è la grafica del prossimo piatto che arriverà. Guardate quanto è bello. Arriva la mince pie. Mia suocera potrebbe impazzire perché è una delle sue cose preferite di Natale. No. Cos'è la mince pie? La mince pie è una crostata con carne, piselli, carote, patate. Sono buonissime. What went on your plate for Santa? Cosa c'era sul tuo piatto per Babbo Natale? Attenzione! Attenzione! Qua mi è venuta questa lezione di inglese. Vi do questo regalo, ragazzi, che a me quando Ale mi ha rivelato questa cosa mi è cambiata la vita. Non si dice Santa Claus. Si pronuncia Santa Claus. Tutto bene, prof? Cantanti jazz, quando cantate Santa Claus is coming to town, ammazzate un inglese nel mondo ogni volta che dite questa frase. Grazie, Ale, che mi svolti la vita con queste perle. Santa Claus is coming to town. You're on my good list. To cut the long story short, tradizione americana ed inglese del pettino che si lascia a Babbo Natale la sera vicino al camino con la carota e i biscotti, proprio quando arriverà a tavola. So, we're leaving things out for Santa. Traditional here. And we're going with a mince pie, some sherry, and a carrot for Rudolph. Now, your sherry glasses are empty. To remedy that, we're actually going to need to use your carrots here. No way. These carrots are in fact made of a very rich beef consomme. Oh my god. We're just melting it down and bringing it to temperature. So, mince pie has wagyu short rib, lardo di colonnata, creme fraiche and caviar. E questo piatto qua è quello che ha fatto la storia, perché è dove è nata una delle tecniche che sono illuminate, la ice filtration, la filtrazione a freddo, ovvero congeliamo dei liquidi che hanno gelatina, tipo questo che è un consommé di manzo e funghi, viene lasciato poi decongelare per 5 giorni in frigo sopra un telo bucherellato e tutto quello che scende sotto il liquido è un'estrazione chiarificata, quindi un'estrazione pulita, limpida. Questa è un'estrazione di essere questa roba qui, ragazzi, l'ha fatta questo tizio qui. Immortaliamo queste. Stiamo bevendo un consommé. Consommé in un calice, Anna. L'avresti detto mai che bevevi un consommé in un calice? No. Il lavoro di 3 settimane di Stefano, te lo bevo in un secondo. Madonna, Ste. È uno dei brodi più buoni che ho mangiato. Da bersi con questa mince pie che c'è lardo di colonnata, manzo wagyu e caviale. Scusate se lo dico, ma da abruzzese a che vi fa pensare questa cosa? Questo, ragazzi, è un bocconotto. Se non sapete cos'è il bocconotto, ne abbiamo parlato in uno dei nostri episodi, ve lo metto da qualche parte. Oddio, quanto è buono! La frolla è dolce, l'interno è salato. Oddio, quanto è buono tutti insieme, ragazzi. Il salino del caviale, la grassezza del lardo, la consistenza del manzo wagyu, anche di quello siamo abbastanza appassionati, come avete visto, da tutta la serie del Giappone. Ne abbiamo fatto diversi assaggi. Questo è un morso di Natale. It's a wonderful day for pie. You take one side, the other one take another side. 3, 2, 1. Jingle them bells and frolic. Oh, by gosh, some stalling. Eggnog, gin and tonic, make you tight and jolly. Same procedure every year. I just can't get enough. Io ho trovato nel mio coso scoppiettante una corona imbarazzante. Sì, mi si è attaccato col sudore. Sì, esatto. Adesso questa cosa è parte di me. Poi abbiamo trovato un rompicapo ciascuno. Dovremmo cercare di trovare. Ecco, Anna ci è riuscita, io sono 20 minuti che provo a separare queste due cose e non ho capito come. Poi mi è uscita una matita. Una tradizione inglese estremamente importante che è il Christmas cracker, dove ogni Natale tutte le famiglie inglesi comprano dei cracker che possono essere un po' più lussuosi, un po' più economici. Poi li puoi personalizzare come facciamo al Fedak. E durante la cena di Natale vengono rotti, rompi il cracker, escono dei giochi, degli scherzi, delle barzellette, e quindi rendono un po' più intrigante il pranzo o la cena di Natale. Ah, è una barzelletta. What do you call Father Christmas on the beach? Santa Claus. Funziona solo in inglese.
Ma ragazzi, è un bordello, la festa di Natale sempre. Who hides in the baker at Christmas? A mince spy. What do you get it for croissanta with a duck? A Christmas quacker. Comunque questo ragazzi è umorismo inglese, fa ridere solo gli inglesi questa cosa. Ma sto così, non l'avevo visto come mi stava. Beh, sono bello, un sacco. C'è stato un incidente, c'è troppo cervello ragazzi, questa è la testa, questa cosa spinge, da importare in Italia questa cosa. Abbiamo portato due diversi vini per la nostra main course. Nel vostro siamo in America, Santa Barbara, Syrah 80% e 20% Grenache. Il produttore è Paul Lato, come produttore è tra i miei preferiti perché lui dice che ogni grape variety ha una diversa personalità, sono come le persone. Quindi cerca di trovare il giusto terroir e la giusta esposizione. E questa è una limited edition, Space Cadet, single vintage 2016. Non lo produce tutti gli anni, soltanto quando pensa di avere le condizioni giuste per avere questo stile specifico. Ho voluto portare anche un po' d'Italia al tavolo. Abbiamo il Fauno, è un Super Tuscan Majority o Merlot, invecchiato per 12 mesi in Old French Barrels. Dopo il coltello da burro, il mio secondo coltello preferito, ormai lo sapete, è questo qua. E guarda caso ha proprio il simbolo che io cerco in tutti i coltelli, quello dell'Aiguillon, il coltello con l'ape. E non mi piace solo perché c'è un'ape sopra, ma perché è non seghettato. Sta cosa la dico sempre, però continuo a trovare ristoratori che mi servono il coltello seghettato con dell'ottima carne che quando vai a tagliare la rovini. Back in 1066, King Williams, for his Christmas feast, always requested the venison. Ha osato cervare un ucciso del re. This is now our version of King's venison. We have a beetroot, baby sprouts leaf, smoked chestnuts and truffles. On the left side is spelt risotto with Madeira and mushroom gel. And on top you do have the veal sweet bread. Si taglia con un grissino, come diceva quella reclame. Mi faccio una scarpetta qua di gel di barbabietola. Ci metto un cubettino di castagna affumicata e un pezzettino di tartufo. Guarda che roba. Beh, lo so che lo dico ogni volta che mangio il cervo, ma questo è il cervo più buono che ho mangiato finora. L'ho detto ogni volta che ho mangiato un cervo. La cottura ragazzi è da manuale di come si cuoce la cacciagione. L'abbinamento con la terrosità della barbabietola e la dolcezza di questa castagna affumicata candita è una bomba atomica. Il tartufo fa la cappella a tutti questi sapori. La mia corona si è strappata, però l'idea è di farvi mangiare come mangio un re. Ci siamo riusciti, spettacolo. E dopo il cervo assaggiamo queste animelle con un farrotto classico. Wow. Veramente buono. Il gel di funghi è una bomba. I chicchi di orzo soffiato sopra che hanno quella botta di croccantezza che completa il piatto. E l'animella fatta bene è una delle cose sulla quale si misuravano i grandi chef del passato. Questa è cotta veramente in maniera classica, buonissima, veramente. Tanto che non mangiavo un'animella così buona. Scusa, che ci stavi dicendo riguardo al... Sul farrotto di prima c'era una corona di farro soffiato di lato. E quello viene fatto da noi, cotto nel caramello. E poi viene separato chicco per chicco da tutti noi insieme. Perché lui e Luca, un suo collega, dicono un sacco di parolacce mentre fanno questa cosa. E questa sofferenza si trasmette al piatto, che si sente quella salinità delle lacrime amare che loro versano per farci godere. Grazie ragazzi. A me vuoi lasciare la bottiglia? È vero, questa sì, eh. Siamo in Portogallo, a Porto, con Grams Family. Sono molto proud di questo bambino. E nel mondo di questa bottiglia, di questa annata, ce ne sono soltanto 72. Mamma mia! E noi abbiamo una di queste 72. Importante anche per i vini fortificati, la size della bottiglia. Quindi Grams ha voluto fare questo esperimento. Generalmente serviamo questo port con il nostro Golden Pairing, che è il pairing da 1500 pound each. È il miglior porto che abbiamo, single vintage 1990, e come stile è un Tony. Dovete aspettarvi frutta pastita, uvetta surtagliata, dry apricot, ciliegie, lo spirito, caramello e tutta la famiglia del Toffee. Questo porto ha più anni di teste. Questa volta vi stupirò perché ho fatto un corso di sommelier dall'ultimo video. È buona.
È zucchero, Sergio. Lui fa le citazioni dei nostri episodi che citano film degli anni Ottanta. Cioè, qua siamo alla citazione della citazione. Cheese and pork. As you can see, it looks like a cheese, but actually it's not. No way. It's a cheese brie ice cream. Oh my god. So in the middle, you find port and fig compote. You have a semi-dry grape. On your left is an apple fluido. And on the top, you have a gamme. It's a made of French wine. Try to combine all the different elements of this dish together so you have a more complex flavor of the dish. And here we have some walnuts as well, of course. It's Christmas, so why not? Now, this chocolate walnut is made of dark chocolate infused with tobacco leaves. It's filled with caramelized walnuts. Oh, guardate qua, sorpresa. Fig jam. Inside. Yeah. Prendo un po' di questo. È complessissimo. A parte che sento degli scoppietti. A seconda di come combinate le cose nel cucchiaino, questo piatto ha sapori diversi. Certe volte è più nocioso, certe volte è più cioccolatoso, certe volte è più marmellatoso. Veramente figo. È abbinato con un porto di 31 anni, ciao cuore. You can play them. If you're gonna win, let me know who the winner is. I do have a special prize. First card is the instruction how to play them. Okay. And then you will find different cards. Each of one is a different sweets that you will find out later in the sweet shop. But you need to have some money to buy the sweets and I give it only to the winners. I don't even understand the game. Dovete scegliere la categoria. Dedication, nostalgia. Impossibility and chewability. Una persona sceglie la categoria in base alle carte che ha in mano. Chi ha il numero più alto prende le carte. Chi alla fine prende tutte le carte vince. I'd like a Wicked Wango card. Allora, penso che il mix fra vino e dare le carte all'ultimo momento infatti non aiuta. Che... Inizia tu e scegli ovviamente quello che hai più alto, perché tu sei furbo. No? Sì. Io quindi cosa sceglieresti? Sono... Però devi andare in ordine, tu stai già barando, eh? In ordine di come hai le carte. This game makes no sense. Io scelgo impossibility potential. Ok, perfetto. Adesso okay. A turno dovete dire che numero avete di Vai. Impossibility potential. 94. 94 No. Chip. Perfetto. I'd like to spin the wheel. My favorite sweet. No, quella la devi creare tu. What? Io 94. Are you sure? Yes. No. E allora vinci tu perché tu hai deciso. Comando quella, io. Ho vinto prendi. Io. You've been bamboozled. No! Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio e finiamo in Svezia. È un hard ice cider. Cosa vuol dire? Un cider fortificato fatto con le mele congelate. Una volta che sono completamente congelate, loro iniziano a produrre il succo. Tipo ice wine. Brava, esatto. Stesso procedimento che c'è in Canada, ma con le mele. Dopo aggiungono il brandy e questa è la versione che hanno creato per le festività di Natale. Quindi in più fanno un'infusione con il bergamotto. Nel frattempo qui si fa la notte. The ice cream, we're gonna put it on fire. Flaming Pudding nasce perché in Inghilterra la tradizione è più grande forse, insieme al Christmas Cracker e il Christmas Pudding. Christmas Pudding è un mix di frutta secca e tanto alcol, viene fatto un anno prima per l'anno dopo. Poi che si fa con la clotted cream e brandy, si fa un mix, prende fuoco e si versa sul pudding che è a forma di cupola e prende fuoco a tavola di Natale, quello è il punto focale del Natale inglese. Da qui abbiamo ripreso ed è nato il Flaming Pudding. Si sente il brandy, mela, caramello, uvetta, cannella. Questo di oggi è veramente un viaggio nel Natale, abbiamo preso a morsi il Natale dall'antipasto in poi. You need to have some money to buy the sweets and I give it only to the winners. Questo vi servirà da spendere allo sweet shop. Oh. Do you
recognize the building? Questo è il Fed Duck. Of course, Fed Duck. We are here at the High Street. And this floor looks like a 70s British sweet shop. Yes. And represent how happy Heston feels here in the Fed Duck. He likes to say, I can feel like a kid in the sweet shop. Wow. Shall we have a look inside? Yes, please. Yes, please. We try to find for you four full drawers. If not, no Swiss today. Oh my. If you like to assist me, take the coin and put in the slot. Open four drawers and luckily all of them are full. First one is a dark chocolate filled with mint. We continue with Ox Choc, which is like a Mars chocolate bar. This one is filled with the Wagyu caramel in the plastic container. If you take it out, you can hit all with the wrapper. It's completely edible, made some sugar, and is the flavor of the sticky toffee pudding. In the small envelope, where is the Queen of Hearts play card from a white chocolate, don't eat the envelope. I know it looks very tasty, but this one is the souvenir from us. It's for your Christmas tree, Christmas decoration. Oh, thank you. Il locale nel frattempo si è fatto buio attorno a noi perché siamo rimasti solo noi. Io spero di essere riuscito a riprendere qualcosa di tutto il casino che è successo con la casetta, con i cassetti, perché come sapete non sono proprio Steven Spielberg. L'unica cosa che non si mangia è l'unica cosa che sembra mangiabile. E invece questo è per l'albero di Natale, è fatto di ceramica. Questa barretta che è uno sticky toffee pudding. E la cosa figa è che si mangia con tutta la plastica. Vuole quanto è buono. Questo qui, ragazzi, che sembra un Mars, si chiama Ox Choc. Ox per i non bilingue, bue. È un Mars che contiene all'interno un caramello fatto a partire da una riduzione di Wagyu inglese. È una bontà stratosferica. Questo è un After Eight, quindi cioccolato e menta, versione Fed Duck. Cosa c'è di più inglese dell'After Eight? Buono. Ultimo ma non ultimo. Guardate che roba. Il responsabile di queste carte è Loris, che abbiamo incontrato nell'episodio dedicato al Winter Wonderland. Lui è chiuso proprio in una segreta, non lo fanno mai uscire e sta lì sempre a fare le carte edibili. Queste sono carte da gioco che si mangiano, eh? Buono, ragazzi, io sono basito. In tutto ciò, mentre facevamo le riprese, assaggi, è arrivato anche un albero di Natale ciascuno. Albero vero, eh? Questo sì. È un vero pino da piantare e tra 10 anni dobbiamo mandargli la foto di come si è evoluto questo regalo. Io non ho più parole per sto locale. Anna è ubriaca. L'abbiamo perso ore fa. Sì, bello, 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 bello. Andiamo a fare un giro in cucina. Ragazzi, io non ho parole per ringraziare questo bel ragazzo qua. Grazie per questa bellissima esperienza, ci siamo divertiti come i pazzi. Grazie a voi, è stata un'esperienza fantastica. Mi sono emozionato anch'io quindi a tavola. Nonostante io la vivo tutti i giorni. Se la ristorazione non è emozione, non la fate. Wow. Beh, e con questa io andrei a prendere il treno. Infatti. Che dire di più, io non ho parole. Compleanno favoloso. Contente? Beh, compleanno. Tantissimo. L'esperienza veramente incredibile. Sicuramente a livello di esperienza la più bella esperienza stellata che abbia fatto finora. Se parliamo di esperienza in generale, questa non ha paragoni. Se parliamo del cibo assaggiato, se non siamo ai primi posti siamo tra i primi tre. Quindi comunque una qualità del cibo eccelsa, veramente eccelsa, delle tecniche di cottura impressionanti. Tenevamo particolarmente a farvi conoscere Stefano perché è un ragazzo giovane che è partito dalla provincia abruzzese e si ritrova a lavorare in uno degli stellati più famosi del mondo, che ha fatto la storia della gastronomia. Quindi è un esempio per tutti i ragazzi giovani come lui e speriamo possa essere di ispirazione per tutti voi. Grazie ancora a lui per averci invitato, perché sì, noi siamo stati ospiti di Stefano. E poi questo pranzo è stato reso ancora più speciale dalla presenza di Anna. È stata una bellissima esperienza, un'esperienza che non pensavo di fare, che grazie a voi e grazie a Stefano ho fatto. Ho mangiato delle cose incredibili, cose che non avrei mai pensato di mangiare, un macaron che invece non era macaron, fegato di pollo a forma di dattero. È stato tutto molto buono, è stata un'esperienza bellissima, sono molto contenta di aver fatto questa esperienza insieme a voi. La consiglieresti a chi non ha fatto mai uno stellato? Sì, certo, il migliore del mondo. Missione compiuta, ragazzi. Con un solo video abbia festeggiato la moglie e fatto felice la suocera. Allora, parliamo di prezzi. Il Fed Duck non è sicuramente economico, ragazzi, ma stiamo parlando, vi ricordo, il numero uno del mondo nel 2005. Comunque adesso si trova nella classifica Best of the Best. Il menù che abbiamo preso noi, che è quello speciale di Natale, costa 350 sterline a testa. L'abbinamento vini costa 140 sterline a testa. Sicuramente non è una cosa economica, ma è una cosa da fare nella vita. E io chiuderei qua questo episodio rocambolesco, un'altalena di emozioni.
Mazzoni. Speriamo vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi al canale, struccate il pulsante iscriviti e attivate la campanella. Seguiteci sui nostri social, seguite ancora questa serie, perché la serie su Londra non si conclude qua. Ci vediamo le prossime settimane. Alla settimana prossima. Ciao. Scorrana qua, come ci sei arrivato? Ho iniziato da piccolo a lavorare. Quanti anni hai adesso? 24. Ho deciso di fare uno stage a San Vito di Cadore. A 17 anni, in treno sono partito, era al ristorante Aga di Oliver Piras. Appena finito la scuola mandai il curriculum all'Aurora di Copenaghen, che avevo una stella, feci 6 mesi lì. Dopodiché tornai in Abruzzo, lavoravo da Borgo Spoltino, mandai il curriculum al FEDAC. Il giorno dopo mi chiamarono, io neanche ci credevo sinceramente. Tu pensi che avevo parlato di essere un brumentale all'esame di maturità? Dai, feci la prova, io c'ho 21 anni, sembrava di entrare in un posto della NASA. E ho iniziato l'11 novembre 2018, quindi recentemente ho fatto 3 anni al FEDAC. 3 anni al FEDAC a 24 anni. Qual è il piatto di cui non puoi fare a meno ogni volta che torni in Abruzzo? Gli gnocchi con il sugo che fa mia zia. Bello, il piatto più buono del mondo. Fatto con? L'ultima volta me l'ha fatto. Con la gallina, le rigaglie. Ho visto la Madonna. In inglese si dice sì, Madonna. Come lavorare in uno stellato, soprattutto con i livelli di pressione che io da cliente immagino ci siano dietro le cucine? È comunque un ambiente stressante, perché tutti lavorano per uno standard altissimo, soprattutto quando sei un 3 stelle Michelin. Si diventa pazzi per i dettagli. Qui è un'eccezione che conferma un po' la regola, cioè si sta bene. Un po' sicuro si sta bene. Però ci tengo a dare un consiglio che do sempre agli amici miei, pure quelli più giovani. Quando entrate in un posto nuovo, in uno stellato, comunque un ristorante dei vostri sogni, se c'è un ambiente tossico, un ambiente che non vi piace, andate via, perché il mondo è pieno di ristoranti e potrete trovare lavoro dove volete. Chi sa quello che fa non urla in cucina, quello è poco ma sicuro. Wow, questo è bello. Ci sta il momento di nervosi, è chiaro che una cosa deve essere fatta come deve essere fatta. Le cazzinate le prendono in direzione. Cazzinate, come ripetiamo in inglese si dice? Catch it. Catch it. Catch it.